Buongiorno, sono Bruna Biamino, sono il coordinatore del corso di fotografia di Ettorino e sono un fotografo di architettura e quindi lavoro per riviste come Domus Habitare, Bauwelt, piuttosto che per gli architetti, gli studi di architettura e poi sviluppo una serie di lavori miei personali che ho avuto anche la fortuna che siano andati in museo, nelle collezioni importanti. Il corso di fotografia, che è un triennio, è organizzato in questo modo. Il primo anno ha materie tutte tecniche che vanno da illuminotecnica, linguaggio fotografico, uso della macchina fotografica. Allo stesso tempo partono le materie come semiotica piuttosto che teoria e percezione della forma, storia della fotografia, storia dell'arte contemporanea, perché sono la benzina indispensabile di rielaborazione per cercare di produrre delle immagini interessanti. Partiamo anche al primo anno con un progetto video. Il secondo anno l'abbiamo focalizzato completamente sulle specializzazioni, il che significa che manteniamo tutta una serie di corsi tecnici e corsi teorici, ma all'interno del corso ci sono tutte delle materie che sono le specializzazioni che vanno da reportage a moda, fotografia di architettura, territorio, ritratto, ritratto ambientato, fotografia di eventi. Questa strutturazione del corso è fatta in modo che tocchiamo tutti i temi che un fotografo nella sua carriera può cercare di intraprendere. Il terzo anno è l'anno dedicato alla tesi ed è strutturato come una vera e propria committenza. Lui è da un tema, naturalmente strutturando il corso con una serie di docenti professionisti che supportano con lezioni di progettazione e storiche su questo tema. Dopodiché il lavoro viene sviluppato come se fosse veramente un lavoro. È il primo lavoro di committenza che loro hanno. In questi 3 anni proseguono i corsi di video, i corsi di storia della fotografia, i corsi di storia dell'arte contemporanea. Noi abbiamo bisogno che i fotografi stiano 8 ore dietro la macchina fotografica a ripetere quell'unico esercizio, perché nel momento in cui devono poi con la macchina fotografica esprimere qualcosa, non devono più pensare né alla tecnica né alla progettazione e nemmeno alla cultura, avranno elaborato tutto quanto e possono esprimere loro stessi.